Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovo video, sono Mano Bomber, benvenuti sul mio canale. Oggi siamo qui su Marvel Snap perché signori, ieri è uscita la nuova stagione e quindi dobbiamo subito andare a provare la nuova carta che è Blink. Ragazzi, se ancora non l'avete provata, mi sembra un'ottima carta, noi oggi andremo a provarla in un mazzo Discard, però prima di farvi vedere il mazzo, mi raccomando, molti di voi stanno guardando i miei video, però non in tanti lasciano like e non in tanti mi seguono. Quindi ragazzi, mi raccomando, un bel like al video e un bel sub al canale se ancora non l'aveste fatto, è davvero fondamentale per supportare questi contenuti. Grazie davvero di cuore a tutti quelli che lo faranno. E allora, adesso guardiamo insieme il mazzo e poi ci facciamo qualche partita insieme. Allora, il mazzo è questo, è molto semplice, è un discard ELA molto classico, dove all'interno è stata inserita Blink. Che cosa fa Blink? Scambia l'ultima carta che hai giocato con una carta del tuo mazzo dal costo più alto. Quindi, se noi andiamo a giocare Corvus Glaive, per esempio, nel turno 4 o 3, una volta che vai a giocare Blink, questa ti va a scambiare Corvus Glaive con una carta dal costo più alto, che può essere Sandman, che può essere Ela, che può essere Gigante, Infinauto, Adetto, Magneto. Se ovviamente tu vai a giocarti Blade, può andarti a prendere una di qualsiasi di queste carte che c'è all'interno del tuo mazzo. Quindi diciamo che è una carta che con Jubilee può andare benissimo, quindi come Jubilee diciamo può andare benissimo. Quindi secondo me dentro a un mazzo Ela Discard è perfetta. L'ho provata anche dentro un Destroy, magari nel prossimo video ve lo faccio vedere. Fatemi sapere nei commenti se volete vederlo o meno. Ovviamente, ragazzi, lasciate un bel like perché almeno vorrei arrivare a 10 like per questo video. E andiamo subito a vedere come gira il mazzo e vedere un po' che cosa riusciamo a fare. Oh, eccoci qua. Ci siamo, signore e signori, si parte. Non abbiamo mai visto mazzi così. Oh, Tommy Enjoyer, signore e signori. Un Enjoyer. Andiamo a vedere subito cosa riusciamo a fare. Abbiamo Blade, abbiamo Ela, abbiamo Sandman e peschiamo Infinauta. Il primo giocatore mette due carte qui. No, peschiamo Lady Sif. Non mi piace scartare Lady Sif, sono onesto. È perfetto, lui è Redulk. Molto bene. Anche lui sicuramente avrà un discard. Bene, dopo il quinto turno meno 2 tutte le carte presenti qui. Andiamo con Blade. Secondo me, ragazzi, in questo momento non lo so quante persone utilizzano Blink, però io volevo portarvelo per provare appunto la nuova carta. Lady Sif, peschiamoci una carta. Sono convinto, ragazzi, che possiamo fare bene. Allora, Death va scartata. Anche perché noi con Sandman gli tagliamo le gambe. Secondo me la prossima è... Allora, Corvus Glaive è troppo pericoloso, ragazzi. Abbiamo il 50-50 di scartare Ela. La prossima è Sandman. Secondo me potrebbe esserci anche uno snap da parte nostra. Anche perché Sandman la prossima può giocare solo una carta. Noi con Ela abbiamo scartato in questo momento due carte che sono Death e Giganto. Secondo me sarebbe da snap questa. Secondo me sarebbe da snap, quindi la snappo. Vediamo. Non lo so, vediamo che mazzo ha lui, anche perché Nebula Jeff, così potrebbe essere qualsiasi mazzo. Vediamo. Arriva Storm. Wind, aid my hand. Va benissimo. Allora, in realtà con Blink possiamo andare a prendere Jubilee. Aspetta, Blink in realtà è bella, è buona, raga, perché Lady Sif lo togli. Tanto lui vorrà mettere Redulk. Dai, dobbiamo essere onesti. Quindi Lady Sif va tolta. Ci mette uno tra Jubilee, Black Cat e Infinauta. E poi andiamo a mettere Ela. Signori, ci proviamo. Attenzione, Blink. Attenzione, ce l'ha Nico Minoru. Si prende Nico Minoru. Distrugge Blink. Questo in realtà gli è andato un po' di sfiga a lui.
Black Cat. E arriva Ela. E la destra. E la destra. Se lui vuole mette Red Hulk. Se no deve giocare più carte. Allora qui Blink o Sandman. Bisogna vedere. Arriva Ela. To me. Bella giocata, signori. Aveva Red Hulk con la vittoria in tasca, probabilmente. Ha voluto giocare Dottor Doom. Signore e signori, Marvel Snap. E avete visto, Blink comunque non ci ha messo una carta fortissima, ci ha messo Black Cat, però comunque abbiamo preso un power up comunque, perché Corvus Glaive aveva 5, Black Cat aveva 9, quindi già un'ottima carta. Andiamo a passare. In questo turno le carte non vengono scoperte, questa roba non ci piace minimamente. Vabbè, però, ragazzi. Beh, la prossima è Corvus Glaive, ovviamente. Da giocare. Aggiungi in questo campo una carta mostro di forza 10. Perfetto. Signore e signori, Corvus Glaive. Se lui è un discard, ragazzi, non so cosa dirvi. Psylocke Magic. Ok. Speriamo di non scartarci Psylocke. Non ci serve assolutamente a nulla scartarla. Molto bene. Molto bene. Molto bene questa scartatura. Allora, in realtà potremmo anche cambiare tutto, no? Tanto Blink ci prende Corvus Glaive. Ragazzi, questa è bella come giocata, Questa è bella come giocata. Anche se mettere Blade destra non è male, Non è male. Sì, secondo me Blade destra. Anche se Psylocke Blade forse mi piace di più. Psylocke Blade. Blink. Che va a distruggere Death. Ok. Sì. Secondo me. Non posso snappare perché in questo momento non ho Ela. Però vabbè, snappo, dai. La snappo per voi, ragazzi. Il tuo avversario si è ritirato. Victory. Così. Signore e signori, il mio avversario si è ritirato. Blink! Mamma mia, signori, la aumentiamo anche. Blink! Signore e signori, Blink nel mazzo e la discard. Vediamo, ragazzi, cosa viene fuori. Tigra! La nostra avversaria fortissima, questa non ci voleva minimamente, signori. Mescola quattro rocce nel mazzo, mai nella vita. Mai nella vita, ragazzi. Però va bene così, Black Cat la scartiamo. Non dobbiamo pescare Ela fino al terzo turno, secondo me. Una roccia. Molto bene. Daredevil arriva. Più energia in questo turno. Vediamo. Se non peschiamo una roccia. Ragazzi, ma non ha senso. Ma minimamente non ha senso. Non ha senso. Non ha senso. Dai, madonna. Perché? Dobbiamo fare così. Però non ha senso, non ha senso, ma ogni volta la stessa cosa. Allora, questo in realtà ci va benissimo a noi. Questo in realtà ci va benissimo a noi. Allora, in realtà a noi ci interessa poco, no? Scartare, ok, quindi facciamo Jubilee. In realtà facciamo Jubilee e poi Blink. E quindi è tutto di guadagnato. È perfetto. Questo è il gioco. Ragazzi, purtroppo questo è Marvel Snap. Arriva Blink a destra, probabilmente. Arriva Blink a destra.
E vediamo cosa gioca lui o se c'ha Cosmo, boh, non lo so, cioè, cosa potrebbe mai avere per Daredevil, vediamo. Arriva Killmonger, distrugge le rocce, a noi ci piace. Maximum. Attenzione, arriva Blink. Arriva Sandman. Arriva Sandman e arriva Jubilee. Signori, allora, fermi tutti. Fermi tutti, signori. Abbiamo la vittoria in tasca. Giganto, Infinauta, Death. Lui ci può giocare solo una carta. Snap. Blink, signore e signori. Non penso di poter mai perdere. Magari mi sbaglio. We are the future. Signore e signori, Blink! Victory. Blink, signore e signori, mamma mia, ragazzi, questa carta è veramente fortissima. Mamma mia, ma poi è proprio divertente giocare questo mazzo. Poi magari adesso andiamo a perdere un game e quello che volete, però fatemi sapere nei commenti se prenderete il pass. E ovviamente, se siete arrivati fino a qua nel video, ragazzi, commentate con Pinguino. La tua forza sia con noi. Mettiamo Blade. Mettiamo Blade, mettiamo Blade. Ci scarta Infinauta, a noi ci piace questa cosa. E Black Cat. Molto bene. Aggiungi uno scoiattolo a ogni campo. Perfetto. Arriva Blink. Che poi Blink è forte perché non è che devi giocarla il turno prima. Cioè, tu la puoi giocare anche 3 turni prima la carta. E poi ti arriva Blink, bella tranquilla, che ti cambia la carta che hai giocato 3 turni fa. Cioè, è qualcosa di incredibile questa carta. Secondo me è veramente forte. Vabbè, arriva Morbius, va bene. Secondo me arriva Corvus Glaive. Allora, con Jubilee potrei prendere Lady Sif, Giganto. Allora, ragioniamo. Corvus Glaive, Jubilee. Con Jubilee ho più possibilità di beccare Ela. Però con Corvus Glaive mi distruggo 2 carte in mano e non è male. Vabbè. Corvus Glaive. Vediamo. Se riusciamo a prendere Ela, ragazzi, non è male. Arriva Swarm. Death. Blink. Peccato per Blink. Arriva Sandman, arriva Jubilee. Speriamo che mi becca Ela. Se mi becca Ela, raga, è qualcosa di incredibile. Arriva Hell Ho Ho, Apocalypse, Am reborn. Reborn. Arriva Blade. Ok, se mi becca Ela, raga. Arriva Giganto, va bene. Ela. Peccato. Abbiamo perso. Abbiamo perso. Questa mano l'abbiamo persa. C'è andata male, c'è andata male, ragazzi. Tutte le carte abbiamo pescato tranne Ela. Corvus Glaive è stata la scelta sbagliata. Mettevo Jubilee, mettevo l'altro e avevo vinto. Invece così la perdiamo perché togli 8 da lì, però metti 16 e persa. Perché metti 8 in più. 8 in più lì sono 30, 33. Io vado a 32 e 8 di là, vai a 26, quindi persa. Molto bene.
Va bene, va bene. Una partita. Abbiamo briccato Ela, abbiamo briccato tutto. Abbiamo scartato anche Blink, che ci serviva assolutamente. Ho sbagliato io, secondo me, a giocare Corvus Glaive. Ma no, non ci demoralizziamo. Il mazzo è divertente, il mazzo è potente, il mazzo ci aiuterà ad andare avanti. Phantomas. Hola, Black Cat. Via subito, non la vogliamo. Non ci interessa a noi. Arriva The Hood. Arriva Demone. Black Cat, via. Allora, sulla sinistra, ragazzi, non giocherei mai. Perché Forgia di Orchis, ragazzi, ci taglia le gambe. Noi non ci interessa. Ravonna. Ok, questo è un mazzo di quelli che veramente... Meglio... Mannaggia la miseria. Ragazzi, per forza. Per forza e il 50-50. No, aspetta, però. Però, raga, per forza. Devo fare così ed è un 50-50. Aspetto un altro turno, dai. Arriva Daredevil, arriva Nebula. Molto bene. Dai, ma dai. Ma che gioco è? Ma che gioco è? Ma dai. Ma dai. Ma dai. Ma ragazzi, dai. Avevo quattro carte. C'è cinque carte. Ela mi va a scartare. Ela. Poi ragazzi, uno dice che non si deve innervosire. Dai. Come fai a non innervosirti in un gioco del genere? Dai, mamma. Arriva Magneto. Ah, sarebbe bello non pescare Ela, che metto Corvus Glaive, distruggo tutte le carte che ho in mano col Camartage, siamo tranquilli. Arriva Psylocke. Attenzione. Non l'ha messo al centro, sta roba, perché vorrebbe il Raft lui. Vediamo cosa peschiamo. Arriva Blink. Dopo che gioca una carta qui mescola tre rocce nel mazzo. Ah, in realtà scartare tutte le carte qui in mano non mi piace molto. Devo essere onesto. E quindi arriva Corvus Glaive sinistra. Sunspot. Arriva Iron Heart. Questo è male. Death Giganto. Molto bene. Arriva Infinauta. Attenzione. Arriva Blink. Questo è un bot. Ah, ma raga, ma c'è scritto. Ma raga, ma c'è scritto che è un bot. Ma ditemelo, ditemelo. Ma dai, ma ditemelo. Ditemelo subito, ragazzi, che è un bot. Arriva Jubilee. Arriva Jubilee. Anzi, che cacchio sto facendo? Vabbè, devo mettere Jubilee a sinistra, ma così attiviamo due volte. Arriva Blade. Sarebbe bellissimo adesso che mi pigliasse Ela. Sì, farebbe ridere, raga. Mannaggia la miseria. E ora abbiamo Corvus Glaive o Ela. Attenzione. Dai, ma cos'è? Ma ragazzi, ma dai, e mo non so neanche se posso vincere. Cioè, lui basta che ha. Ma dai, basta che c'ha. Come si chiama? Quello da 8 e va a vincere lui. Ma dai, ma basta. Odino. Ah, ha messo di là, vabbè. I am Vabbè, ragazzi, è un Iron Man. bot. Ci sta. L'ultima l'abbiamo trovata da un bot. Però, oh, ancora abbiamo briccato Ela, eh. Ancora abbiamo Victory. briccato Ela, raga. Cioè, incredibile, questa situazione. Tutte le carte del mazzo abbiamo preso, abbiamo briccato Ela. Ragazzi, l'ultima. Facciamo l'ultima. Mannaggia, ma dai. Ma poi mai?
Oh, arriva Ela, arriva Lady Sif. Dobbiamo pescare Ted. Durante il terzo o quarto turno non puoi aggiungere carte qui. Sandman, raga, non è male. Ah, attenzione, un bot. L'avversario è un bot. A sto giro, ragazzi, l'abbiamo visto, eh. Le carte 4, 4, 5, 6 non possono essere giocate qui. No, vabbè, ma tranquillo gioco. Quando posso giocare anch'io, dimmelo che è tutto riguadagnato, eh. Le carte posizionate qui. Ragazzi, non posso giocare Lady Sif perché è un 50 e 50. Lo so che vi piacerebbe molto, ma... Arriva Black Cat. Via così. Arriva Blade. Allora, potrebbe arrivare Jubilee. Anche se potrebbe arrivare Blade, che distrugge Jubilee. Che picchio il cane, che matta il gatto, che ti piace dopo, che al mercato mio padre compro. Blade, che distrugge Jubilee. Così che alla fine Ela, messa da qualche parte, potrà aiutarci. Vediamo. Tanto andiamo a mettere Sandman noi la prossima. Ed è da snap questa. Quindi easy. Vediamo. Arriva Wave. Arriva Blade. Arriva Jubilee. Molto bene. Arriva Ergiganto. In realtà, io giocherei sempre Sandman. Così lui non può giocare due carte dopo. Abbiamo scartato Jubilee, quello, Lady Sif. Magneto Ela. Sandman. Che pizza, raga, non posso giocare mai niente, però. Arriva Magneto, dai. Arriva Jubilee. Vediamo se abbiamo già vinto la location di destra. Abbiamo vinto la location di destra. C'è un'altra di lusso. We are the future. We are the future. Molto bene. Arriva Ela. Ed è snap. Oh, snap. Minions to me. Doom rules all. Vabbè. Era easy, raga. Mamma Victory! mia, quanto è forte questo mazzo. Io continuo a pensare che sia... Comunque è la discard, ragazzi, è uno dei mazzi più forti, quindi... Non ce n'è, signori e signori. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, un bel pollice in su e un bel su al canale, ragazzi. Un grande abbraccio e un bacione. Ci vediamo al prossimo appuntamento su The Marvel Snap. Ciao ragazzi!